lavoro, a nome di mia Salerno, chiaramente per il mio personale, per il consigliere Gucci, del consigliere Leonardo, del consigliere Leonardo Castella, noi a partire da oggi abbiamo il gruppo misto, ai sensi del regolamento, vogliamo usurpare sigle a nessuno. È in Consiglio Comunale che si chiude una storia durata poco meno di 20 anni e che ha reso la città di Corato uno dei baluardi del centrodestra in Puglia, di Forza Italia in particolare. La frattura tra lealisti e ricostruttori non risparmia neanche il gruppo consiliare coratino, blocco granitico sino a qualche settimana fa, oggi irrimediabilmente lesionato. La dichiarazione del capogruppo Pasquale Pomodoro non era nei piani. Il Consiglio si era riunito per approvare il rendiconto di gestione 2014, ma la richiesta di chiarezza del consigliere Franco Caputo, unico superstite sotto il vessillo di Forza Italia in seno alla massima assise cittadina, ha accelerato i tempi. 4 dei 5 consiglieri forzisti approdano dunque al gruppo misto. Lo scossone non sembra tuttavia mettere a repentaglio la tenuta dell'amministrazione. Caputo infatti ha ribadito nel corso della seduta il suo sostegno all'azione amministrativa. La lotta tra lealisti e ricostruttori continua comunque a far tremare le stanze di Palazzo di Città.